Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video vlog. No, sì. No, io non voglio andare. Allora vi spiego. Vi spiego cosa sta succedendo. Allora, noi siamo venute a Roma dalle parti dell'Eur perché Melissa deve fare una cosa che non vi diremo adesso, perché questa cosa la vedrete se si concretizzerà, una cosa molto bella, però la vedrete fra un po' di tempo. Solo che siamo arrivate un po' in anticipo a questo appuntamento e le ho detto: ah, facciamoci una bella passeggiatina. No, non la voglio fare. E dovete sapere che Melissa ha un'allergia. Vieni cane, vieni, lo tiro come cane. Melissa ha l'allergia alle passeggiate e quindi io la sto trascinando per perdere un po' di tempo, perché abbiamo una mezz'oretta. Guardate come sei in anzi no, i muli. Melissa è come i muli. Non è vero. Il bello è che effettivamente siamo in una zona dove non c'è nulla e ci sono solo palazzi e aziende e dobbiamo stare così per mezz'ora. Vabbè, ci vediamo fra poco. Io intanto la trascino. Dai Melissa, su, forza. Come te la fai sotto? No! Devi andare al bagno! Devi andare al bagno! No, ragazzi! Allora, questa è una tragedia che si consuma in diretta. Vabbè, ora troviamo un bagno, andiamo al bar, dai! Ci vediamo dopo! Importante, la pipì si fa prima di uscire di casa, ma sempre! Ma mi è scappato adesso! No, perché non ci sei andata prima di uscire di casa! Mi scappa adesso! Ma non mi scappava! Zitti zitti che la sto facendo arrabbiare! Sono un panda molto arrabbiato! Sì. Guardate come sono arrabbiato! Mamma mia, che non mi pare comunque! E che sorride il panda! Non mi sembra arrabbiata. Invece no, Sei emozionata per questa cosa che stai per fare? Un po'. Un po'? Chi lo sa? Che cos'è e come andrà? Vedremo. Se andrà bene ve lo diremo. Se andrà male pure. Però no, sicuramente andrà bene. Bene? Tu che pensi? Che andrà così male che mi butteranno dal balcone. Davvero? Ecco qua, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dopodiché ho proposto a Melissa che oggi deve andare dalla nonna. Ho detto: vuoi andare direttamente da nonna? O vuoi andare in un altro posto dove forse troviamo anche la Befana? Ed eccoci qua! Andiamo! Sì, ci siamo venute tantissimo tempo fa, era estate. Vero? Eccola là, la ruota panoramica. La ruota panoramica che secondo me è un po' il simbolo di Luneur. Però ragazzi, sì, abbiamo anche un altro simbolo di Luneur che è Luna. Ve la ricordate Luna? Luna, il gufetto di Luneur. Sì. L'abbiamo comprata qua, è bellissima, sarebbe super felice di sapere che siamo qui, poi lo dovremo far vedere questo video. Esatto, Luna vedrà questo video, così si ricorderà da dove viene. Sì. Adesso andiamo e vi portiamo con noi. Sì. Sì. Eccoci qua, ecco Luna. Ciao Luna. Sì. Guardate quanto è bella la ruota panoramica. Sì, era bellissima. Non state, io quasi avevo le vertigini, dicevo ogni secondo. Ma non è che cadiamo.
La slitta di Babbo Natale. Adoro questa canzone. È di Descendants. Ah, ecco perché. Vai. Buon viaggio. Ah, questo è il camion dei pompieri, eh? Sta andando a spegnere un incendio. Accidenti. Mi raccomando, spegnilo tutto, eh. Nina, Nina. Pizzeria dal Gufetto. Io voglio lo zucchero filato. Dopo lo prendiamo lo zucchero filato. Perché dopo. Adesso facciamo un giro, poi lo zucchero filato. Non è giusto. Andiamo, andiamo. Ecco non qua. Neanche. Le solite reliquie del vecchio Luneur. La gioia, la mia gioia. E lì ci potrebbe stare la Befana, ma non c'è ancora perché la Befana non è ancora arrivata. Spaventare il cammino della Grinch, spaventare il cammino della Grinch, chiamare Max, chiamare Max, la voce non va bene, deve essere ancora più forte, 1, 2, 3, ok ragazzi, ultimo livello, le mani, voi cosa fate? Se io dico su le mani, giù le mani, giù le mani, no allora però fatelo, allora alziamo le manine, abbassiamo le manine, facciamo così, facciamo il DJ. Che porta la Befana? I dolcetti, ma porta solo i dolcetti? E il carbone. Ma io chiedo là dietro, quest'anno c'è da portare tanto carbone? E che mi rispondete voi, più furbi? Vabbè, comunque, tra topper, ammendi, carboni. La Befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva, viva la Befana! Senti, Cindy, lo sai quanto costano un paio di scarpe? Compramene tu, no? E poi tutte le feste porti via. Cindy! Cindy! E abbiamo visto la Befana, abbiamo visto la Befana, si è messa anche il vestito lungo elegante, ha cantato anche le canzoni. Ed eccola là, la meravigliosa casa dell'orrore di quando io ero piccola. Che cos'è quello? Quello è un... Ah, non so... Cos'è? Il re delle zucche, è Jack. Perché? Un po' bruttino, eh. Vediamolo un po'. Jack non è un... Mamma mia. Mamma mia, quanto sei bella. No, perché ti piaceva venire seguito da dei mostri? Perché questa è... È un ricordo. Lo so, però è un ricordo terribile. Dovresti essere contenta di che sia chiuso.
Beh, insomma, io ci sarei rientrata volentieri. L'hai visto che l'albero ha gli occhi? Sì, l'ho visto, te l'ha detto pure. Guarda i guffetti sull'albero là. Oh, che sono carini. Non come quel coso. E lui è bruttino forte, sì. Ah, qui c'è un pantalino che si gode molto la vita che non ha. La vita che non ha. Vediamolo un po', il guardate bene, ha che c'è pure una tomba. Ce ne sono varie di tombe di la vita. Ok, zucchero filato? Sì. Ovviamente. Ovviamente. Là non sa. Non ci vado neanche morta. No, Qui non ci vuole andare, peccato, perché questo è carino. Mamma, non piace, mamma. Perché gira troppo forte? Sì. C'è un po' una fifona, vero? Ma cosa? Ma cosa? Se non andate a me fa paura, mi fa paura. Hai ragione. Dai! Grazie! Lo zucchero filato! La ruota di lune! Eccoci qua, stiamo andando via. Stavamo andando via. Stiamo andando via da Luneur. Intanto Melissa continua a giocare con la schiuma. Sotto questa schiuma. Ci salutiamo e ci vediamo in prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao da Luneur, ciao da Luna. E c'è da noi. Guarda che si scivola, Come non è vero? Guarda là, c'è via di pieni di schiuma! E via di pieni di schiuma! In macchina non c'entri, te lo dico, L'avete visto? Anch'io, vieni di schiuma. Anch'io. Ciao, ciao!